Abbiamo un'altra Antonella, Antonella Monteleone, che ci presenta Maria Montessori. Antonella Monteleone è laureata in giurisprudenza presso l'Università di Bari. Ha esercitato la libera professione dal 1986 al 2016. Si è sempre interessata ad argomenti esoterici, mistici e spirituali, iniziando a studiare l'astrologia a Bari nel 2007, seguendo le lezioni di Francesco Astori. Si è formata con corsi, lezioni e stage sotto la guida di Francesco Astori, Franca Mazzei, Massimo Michelini e Susi Grossi. Nel 2014 ha esordito al congresso d'autunno con la relazione Le stelle e la massoneria e nel 2019 ha frequentato il master della scuola Aria, diplomandosi nel 2021. Benvenuti, io ho scelto Maria Montessori perché è una donna coraggiosa, che amo molto. Nata nel 31 agosto 1870 a Chiaravalle, durante l'unificazione italiana, quindi di questo tempo lei è stata una protagonista e anche una precorritrice sia nel campo medico-scientifico che nel campo pedagogico e anche nel campo sociale. Vergine con ascendente Leone, era una donna delicata, minuta e anche ritrosa, però questo ascendente Leone, oltre a fornirgli una bellissima capigliatura, la rendeva anche, andava a mitigare quella insicurezza tipica della Vergine. Venere, Saturno e Nettuno, poi nei segni di fuoco, hanno forgiato anche un carattere forte, un grande potere intellettuale, mentre i pianeti nei segni d'acqua, Marte e Urano, l'hanno spinta verso una grande indipendenza e hanno dato anche un grande potere intellettuale. Diciamo che forse è una di quelle persone che è riuscita a far emergere tutti i valori nativi dal segno natale. La sua infanzia è stata, diciamo, era una ragazzina vivace, però a scuola gli studi elementari non rendeva molto, probabilmente perché è stata spesso e volentieri afflitta da una lunga rosolia, ma invece è stata molto molto brava nel campo artistico. Infatti lei si iscrisse alla scuola di arte drammatica, come vediamo da quel Mercurio in casa terza, con significanza del segno dei gemelli. Però prima di debuttare, proprio prima del debutto, lasciò perdere perché decise di dedicarsi, come gli femminili, agli studi severi. Perché fece questo? Gli dimenticato il passato, insomma, una felice stile a Mercurio, quindi una grande intuizione, e nelle sue scelte di vita si è sempre fatta guidare da questa intuizione. E anche il suo metodo è basato sull'intuizione, infatti lei stessa lo dirà. E decise di iscriversi alle scuole tecniche, contrastando il desiderio del padre, che come tutti i padri del secolo scorso preferivano vedere le loro figlie maestre che capaci di un percorso più evoluto. Lo vediamo anche dai suoi pianeti nel segno, nel tema natale. Il Sole in seconda ci parla di questo padre conservatore, tradizionalista, mentre quella Luna in terza ci parla di questa madre che per lei sarà sempre un grande sostegno, sarà una confidente, un'amica, e la sosterrà in tutte le sue scelte. Poi il suo carattere virgineo determinato le farà vincere anche molte battaglie, e infatti lei riesce a iscriversi alla scuola, all'istituto, prima la scuola e poi
ma durante questo percorso, che fu molto difficile perché erano solo due ragazze, venivano un po' schernite da tutti gli altri ragazzi, e lei ha dimostrato una grande tenacia. Comunque si diploma con ottimi voti, ma al momento di iscriversi all'ingegneria ha un'altra intuizione. Decide di fare medicina perché, passeggiando per Roma, vede una povera donna seduta sul marciapiede con un bambino in braccio che giocava con una seggiolina rossa. Questa decisione fu ancora più contrastata dal padre, non solo, ma anche da tutta la facoltà di medicina. Ma come ci mostra quel giovane Gemelli, lei ha avuto sempre amicizie influenti, molto importanti, che l'hanno aiutata nei suoi percorsi. E in questo caso intervenne addirittura Papa Leone XIII, che mise fine a tutte le controversie, decidendo che la medicina era fatta anche per una donna. E così inizierà il suo percorso medico. Però prima di affacciarsi a questo percorso, lei affronta un'altra esperienza, quella del femminismo. Giovanissima era entrata in un'associazione femminile diretta da Rosemary Amadori, che aveva anche una rivista Vita Femminile, e lei ne diventò la vice segretaria. E in quel periodo era anche entrata nella società teosofica, sposando i valori teosofici, e probabilmente anche sarà stata influenzata da una grande personalità, Annie Besant, che era un'inglese femminista socialista che praticava il libero amore, era stata anche compagna di Bernard Shaw e anche il controllo delle nascite. E sicuramente Maria Montessori è stata, per quel giovane Gemelli, portavoce dei diritti delle donne, è stata anche una che ha propugnato il diritto al voto per le donne. E quindi fu scelta per partecipare al congresso di Berlino, dove lei si recò con varie proposte. La più importante fu la sua proposta di eguagliare le ore lavorative e il salario per uomini e donne. A quei tempi, non so per quale motivo, le donne dovevano lavorare di più ed essere pagate di meno. Anche adesso. Ebbe un grande successo, soprattutto con la stampa, ma questo non le fece piacere, perché la stampa riportò questa figura di donna femminista molto elegante, quella era molto bella anche, c'è anche un aspetto, aveva delle belle mani, molto delicate, quindi quell'urano è saltato in vertice. E quindi le dette fastidio, perché lei voleva essere protagonista delle sue idee, la sua era una politica sociale, come vediamo nella casa ottava Bresci e con la luna governatrice della casa dodicesima, lei ha sempre lottato per l'uguaglianza sociale, e quindi questo non le piacque per niente. Comunque, dopo questa esperienza, lei si laureerà in medicina e praticherà la chirurgia, appunto come c'è quell'urano in dodicesima, e anche ci sono tanti valori della dodicesima molto, molto interessanti che poi dopo citerò. E si laureò però con una tesi in psichiatria. Era in quel periodo la psichiatria il grande fermento, perché si era affacciato Freud, aveva iniziato con le sue teorie sull'isteria femminile, e quindi c'era una grande ricerca in tal senso. E l'anno successivo alla sua laurea riuscì ad essere accettata come assistente volontaria nella clinica psichiatrica. Ecco qui che vediamo appunto quello bellissimo stelle in casa dodicesima, il suo lavoro di medico svolto in manicomio a favore dell'infanzia, luna e ospite della casa quarta, e dei bambini con lesioni neurologiche. Marta in casa, dodicesima quadrata, Nettuno in mente. E lei fece questa, lei fu indicata per
amici. Erano, nonostante fossero sani, erano costretti a vivere in manicomi in condizioni veramente disumane insieme ai matti. E la sua ricerca originò da un episodio, forse sollecitata anche da quell'osservazione tipica della Vergine e anche quell'attenzione ai dettagli che ha la Vergine. Nota questi bambini che dopo aver finito di mangiare si buttano sotto il tavolo per raccogliere le briciole, però non se le mangiano queste briciole, le mangiano. E lei in quel momento intuisce, sempre con la sua forte intuizione, che la mano in realtà è un strumento di intelligenza. E non è un caso che per manipolare si usa il pollice. Vedremo che il suo sole è nei primi gradi della Vergine, che sono proprio i gradi del pollice. E da lì capisce che questi bambini non hanno bisogno di un trattamento clinico, ma più che altro di un trattamento pedagogico. E quindi comincia a istruirli. In realtà lei fa una grande ricerca, anche va in Francia, questa nazione della Vergine, dove c'erano stati degli importanti scienziati che avevano studiato già questo problema, come Tarz, Gell, scusate, io non parlo francese, se non ho citato male. E lei studia e anche usa i materiali utilizzati da questi scienziati e riesce a portare questi bambini a un esame alle scuole elementari. E fa scalpore perché questi bambini riescono a superare l'esame come i bambini normali, o forse anche meglio, perché c'è da dire che Montessori ha sempre criticato il metodo usato dagli insegnanti di allora, che invece di stimolare la creatività andavano in un certo senso a comprimere, sì. Quindi questa esperienza le dà la nomea di fama di scienziata, possiamo dire che forse è stata la prima donna ad essere indicata come scienziata. E sembrava che stesse vivendo uno dei suoi momenti più belli, perché durante questa ricerca lei conosce un altro medico psichiatra che collaborerà con lei, Giuseppe Montesano, e tra di loro nasce una bella relazione, un grande amore da parte di Maria Montessori. Questo amore però sarà tenuto segreto, come vuole per me, per bene, una dodicesima, perché lei ci tiene la sua carriera, non rinuncerebbe mai. D'altra parte, i suoi valori acquariani, la sua settima, i suoi valori d'aria, la sua settima in acquario, non pretende un legame. Lei ha bisogno di, con la sua forte materialità, di intellettualizzare con un compagno, di avere un rapporto di un altro livello, non vuole un altro modo. E peraltro, appunto, in un periodo in cui si parla di amore libero, di femminismo, e quindi mi impone a Montesano di tenere segreto questo amore. Va tutto bene fino a che lei non rimane incinta, e qui si apre un'altra parentesi piuttosto dolorosa per lei. Lei partorisce in segreto e deve affidare questo bambino alla balia, che lo esprimerà all'anagrafe come Pipilli, chiedendo al ufficiale d'anagrafe di poterlo avere in affitto. Allora anche questo è molto più facile, bastava chiederlo, non c'era tutto quell'iter che oggi ci costringe ad andare a prendere i bambini per questo. E più o meno per 3 anni tutto va bene, fino a quando Montesano, sollecitato dalla madre soprattutto, che vuole che lui si sposi perché è una moglie necessaria alla sua carriera di medico, decide di sposare un'altra donna, Maria Aprile. Questa decisione getterà Maria nel dolore più forte, più grande. Infatti si dice che rimase 3 giorni stagliata per terra senza mangiare, senza bere, e comporterà anche che le verrà tolto il bambino, come vediamo con Saturno in quinta, verrà
ad una famiglia del barocco. Lei andrà periodicamente a trovarlo, però quando è la luna nei gradi di Plutone, era nascosta la sua maternità, non dirà mai di essere sua madre, ma si presenterà come un'amica e non dirà mai di essere sua madre, neanche quando, dopo la morte di Renilde, la mamma, lei prenderà Mario a vivere con sé. Lei lo presenterà sempre come figlio adottivo, come nipote, mai come figlio, sarà riconosciuto come figlio solo con il suo testamento. E qui nasce veramente una bella storia d'amore tra madre e figlio, perché il figlio sarà il più fidato amico, il più fidato collaboratore, non abbandonerà mai la madre e proseguirà poi alla morte della madre la diffusione del metodo Montessori. Con l'abbandono di Montesano, lei si butterà tutto alle spalle, lascia perdere la ricerca, abbandonerà la clinica psichiatrica e si iscriverà nuovamente. Anche qui ci vuole molto coraggio, perché ricominciare da capo, iscrivendosi all'università pedagogia, per una donna che si era affermata in un modo così rilevante, deve essere stata dura. Lei si iscriverà appunto a pedagogia, poi si laureerà e conserverà solo l'insegnamento al magistero, alla scuola magistero. Un'occasione importante per lei arriverà nel 1901 grazie all'ingegner Talamo, il quale era stato scelto per costruire un quartiere un po' dimesso, abbandonato, delle case da dare appunto alle persone meno agiate, e in queste case, per combattere l'analfabetismo, per combattere l'abbandono di questi bambini, perché a quei tempi lavoravano sia, cioè, entrambi i coniugi, questi bambini erano lasciati per strada, viene deciso che verranno istituite delle scuole, le scuole degli assidi, e Maria Montessori viene chiamata per dirigere queste scuole. Lei per la prima volta si troverà a lavorare con dei bambini molto piccoli, però questo la aiuterà molto, perché sono bambini in un certo senso puliti, non sono intaccati da nessun metodo educativo, e lei adotterà un metodo appunto come i suoi valori di aria, libero, indipendente, fondato sul lavoro, cioè il bambino deve lavorare da solo, ritorno quell'urano, deve lavorare da solo, le maestre devono solo limitarsi ad osservarlo, c'è la disciplina, ma una disciplina molto libera. Che disciplina, si può parlare di una sana educazione. Questo metodo ha un successo notevole in tutto il mondo, e molte critiche invece in Italia, dice nessuno, a casa sua. E successo, si apriranno molte scuole in tutta Europa e persino in America. Sì, in India, perché era collegata alla società teosofica, ci sarei arrivata comunque dopo. Sì, vennero molti indiani in Italia per imparare da lei il metodo. Lei si recherà per la prima volta a New York, dove venne acclamata come grande maestra, dove tenne la sua prima conferenza a Washington, nel tempio massonico, e dove intervennero tutte le persone più importanti della capitale. Manco all'ultimo momento solo il Presidente degli Stati Uniti, perché ha malato improvvisamente. E questo successo tardava ad arrivare in Italia, perché, ripeto, non c'erano gli strumenti neanche i doni. Solo che Mussolini, a un certo punto, colpito dalla sua popolarità, decide di fargli una bandiera del fascismo. E iniziò questa collaborazione con la Montessori, una collaborazione che inizialmente partì bene, tanto è vero che furono aperte molte scuole, ma che finì malissimo, perché la Montessori a Ginevra aveva sposato il disarmo, non poteva certo andare d'accordo con un regime fascista che imponeva divise e imponeva di giurare. E così abbandonò l'Italia, e vediamo proprio quella casa quarta scorpionica, visse da nomade,
un pochino in, in Inghilterra, un pochino in Spagna, prima di trasferirsi in Olanda. E qui appunto l'andò a trovare a Arundel con la moglie, che era presidente della società teosofica, per invitarla in India. Devo fermarmi qui. No, 30 secondi. Sarò il più veloce possibile. Lei aveva avuto già inviti sia da Gandhi che da Tagore, perché erano molto molto amici. E lei andò in India, dove finalmente trovò quell'armonia di vita, lasciò, e ho dimenticato di dire una cosa molto importante, l'abito nero, perché lei quando Montesano l'abbandonò, si vestì esclusivamente di nero, non so più trucco, e la bella donna non ci fu più, ma solo una donna sorta e dolente. Dismise l'abito nero per la tunica bianca, accettò e visse un'armonia di vita meravigliosa, e la portò a quella bellissima pedagogia cosmica, dell'amore cosmico. Scusatemi. Domande? Allora, Antonella è vergine anche lei. Antonella, te la faccio io una domanda. Sì. Stavo guardando il tema di Maria Montessori. Beh, intanto complimenti. Grazie. Anche per come l'hai esposta, e si capisce che l'hai fatta proprio con sì, ci ho lavorato delle passioni, ma io ci riesco se trovo l'amore per una cosa, se no non riesco a fare niente. Mi sembra più che giusto. Vabbè, a parte di notare il Saturno in quinta, quindi che non è solo una carriera, sì, anche educazione elementare, anche perché Saturno è il dispositore della sesta, sì. Quindi è proprio la palissiana. Ovviamente anche un po' la privazione del figlio. Certo, no? Anche sì. Vabbè, molte cose le ho saltate. No, era una mia riflessione. Sì. Mi sono chiesta perché una donna così intelligente, no? Anche così pioniera, abbia fatto una cosa così orribile. Come? E mi sono data una prima risposta. Lei ha un sole in seconda, beneficato, quindi l'attenzione alla propria immagine, all'immagine che rimandava di sé agli altri, doveva essere per lei molto importante. E questo figlio forse sporcava questa immagine? Allora, ci sono molte biografie, ce n'è una molto interessante però in inglese, dove sono uscita a tradurre qualcosa. Lei è stata l'unica volta in vita sua che ha ceduto a depressioni, proprio in occasione del figlio, soprattutto alle pressioni della madre. Infatti lei prenderà il figlio con sé solo alla morte della madre. Eh sì, ma continuando a dire, ma perché non era il figlio? Continuando a dire che non era il figlio, perché lei forse più di tutto ci teneva al, come hai detto tu, alla sua immagine, direi alla sua professione, al suo lavoro, alla sua carriera. Perché se si fosse sposata per quei tempi non poteva continuare la carriera scientifica. Questo è molto importante. Questo è molto importante. Poi ha un plutone in decima, quindi è tutta appunto volta alla carriera. Esatto, il plutone in decima. Tra l'altro è isolato. Ma forse anche a ma c'è veramente una quadratura, secondo me, un po' larga, un po' una bella. Molto molto la 12-18 c'è Franca, forse la missione più che la carriera, sì. La missione sacrificare il proprio figlio per tutti questi altri bambini da salvare in qualche modo. Ma sì, ma io credo che ci fosse una quota di ci tengo alla mia immagine. Di ambizione qualche no, modo. Più che di ambizione, virgolette, di pervenire. Ma lei lo dice in una base senza. Ora, ai bambini lei dice una cosa che è proprio da fredda vergine. Lei dice a me non. Sì, l'amore per i bambini, ma non mi ha spinto tanto quello. Quanto il mio desiderio di essere una ricercatrice. Sì, quindi era ambiziosa, lei ci tanto che lei tu. Quindi è plutone in decima. Ricordi. Sì.
quella, quella frase in cui dice: la gente pensa che io vada a sbaciucchiare i bambini, in realtà mi annoiano. Esatto. Che è una roba che tu dici, pazza il figlio. Esatto. Lei aveva proprio questo desiderio di guardare, cercare, esaminare, perché poi è un po' della sì. Comunque è stata una donna eccezionale. Sì. Ma questo sì, assolutamente. Come poche. Ma tu ti rendi conto che ancora nel Regno Unito la maggior parte degli asili sono montessoriani. Sì, sì. Cioè ha lasciato un'eredità pazzesca. Più ora che ai suoi tempi. E stanno ritornando in Africa perché ci sono. Comunque la relazione di Antonella poi si legge come un romanzo perché parla del rapporto con Mussolini. Sì, sì, no, ma la si vede, ma la come anche la esposta. Si parla anche dei suoi viaggi, quelle tue in nona. Vale anche del perché dall'amicizia con Mussolini si passa. Poi la relazione si rompe. Per fortuna. Grazie. Brava.